ragazzi e benvenuti in questo 13° episodio della Cheslock a Pokémon Diamante. Nello scorso episodio avevamo battuto la palestra e poi avevamo sfiorato la blasfemia nella zona safari di Pratopoli. E oggi, come vi avevo anticipato, andremo a esplorare la parte più a sud della regione di Sinnoh, ossia il percorso 212. Sempre se non sbaglio, adesso andremo a constatare tutto ciò, insomma. Percorso 212, esattamente. Avevamo già abbozzato una piccola esplorazione nello scorso episodio, poi però Creepy Stories, che è un genio, si è ricordato che c'era la zona safari e quindi siamo andati lì alla fine. Allora, questo percorso qua è molto particolare, infatti vi farà sclerare, in quanto, come potete benissimo notare, ci si blocca ogni Cristo di crocifissione di Gesù, quindi... Oh... Ce l'abbiamo fatta. Allora, iniziamo con raccogliere queste bacche ananas. Molto velocemente le raccogliamo però, perché altrimenti... sì, se mi impappino, è normale, sto registrando appena dopo la parte 12. Ho del tempo da solo in casa. Ho finito i compiti di fisica. Incredibilmente sono riuscito a farli. E non me ne fotto un cazzo, ma comunque sto cercando di tirarmi un po' avanti, insomma, con le registrazioni. Primo allenatore. Deduco. Da come mi stai aspettando che tu sia un allenatore, riesci a tenere il passo? Tieni sto cazzo di Falcoleone. Però mi mandi un Luxio, non è una cosa buona. Io infatti ti mando Invictus e vediamo cosa riesci a fare sotto carica. Mi avete detto che Invictus si evolve al livello 40, ho letto i vostri commenti. Sì, lo so, è una cosa triste, molto triste. Però se riusciamo a portarlo fino a quando diventerà un Rapidash, vi accorgerete di quanto è forte. Nel frattempo ho constatato però che nella pioggia Invictus è molto debole, cosa perfettamente comprensibile, quindi ci tocca mandare Scrat, non acquagetto, a casa. Perfetto, mi sono messo anche una bella bottiglia d'acqua qua di fianco a me nel caso mi venisse sete, MT06 tossina, questa è molto buona. Allora, direi di cercare il nostro Pokémon. Vediamo un po' chi ci tocca, io vi giuro che se viene fuori Bibar è il Cristo. Dai, no, ma sono sempre loro! Uè, Bibarello è sta merda! Vabbè, niente, si fugge, signori miei. Anzi, lo si uccide. Lo si uccide male. Dai, raga, che due coglioni, però. Non posso veramente non trovare mai, e dico mai, un Pokémon decente. È una cosa che veramente non sopporto. Allora, via col velocizzatore. Sono nel mezzo del pantano? No, certo che no, che stupidaggine. Questa è una maschera per il corpo a base di fango nel pantano. Qual è il luogo migliore per fare una maschera del... viso, quello di fango lì, in un percorso in cui ci sono Pokémon, in cui piove, in cui ci sono Kriketun? Già, sei molto credibile, mia cara pupa. Se adesso trovo un Pokémon figo, però già Roselia l'avrei preso anche volentieri, dato che comunque Roselia l'avrei fatto pedina, perché comunque è un buon Pokémon anche se non si evolve. Allora, nel frattempo... Ah, questa qua non mi pareva che mi sfidasse. Evidentemente Creepy Stories ha una gran memoria. Goldin! Falcoleone, il tuo momento. Dai, fai un bel aeroassalto. A che livello si evolveva Falcoleone? Forse sapete che si evolve al 32, quindi... magari ce lo evolviamo in sta parte. Ora non vorrei sbagliare, però... in teoria dovrebbe evolversi a quel livello. Cercasi cocci, si offrono macchine tecniche. Allora, vi spiego come funziona quella casetta lì. Praticamente quando porterete un coccio giallo, verde, blu oppure... giallo, verde, blu o rosso, vi daranno in cambio una MT tipo pioggia danza, giorno di sole, a seconda del coccio che portate. Comunque, detto ciò, questo Gyarados va a casa grazie a Scrat che, signori miei, si sta rivelando più forte del previsto. Neanch'io mi aspettavo tanto da lui. I Pokémon di tipo acqua sono felici quando piove, e anch'io lo sono. Ergo, sei un Pokémon di tipo acqua per la proprietà transitiva. Sei un Pokémon di tipo acqua e hai un Barboach. E avevi un Barboach, oserei dire. Perfetto. Vediamo un po' Shellos. E che problema c'è? A casa pure lui. Barboach di nuovo, mamma mia. A casa pure questo. Noterete che i livelli dei Pokémon sono leggermente bassi. Questo perché questo percorso era fattibile addirittura prima di quello che portava Rupepoli. Infatti c'erano due strade. Poi vi farò vedere che si riconnette perfettamente a Quaripoli. Goldin. Questa parte qua sarà piena di allenatori così, ve lo dico subito in anticipo. Barboach, a casa pure questo. Che commentary
ampio ed evoluto. Ce l'abbiamo taglio? Sì, perfetto. Ah, però ho bisogno della bici che sbatti. Che sbatti. Allora, fermi. Facciamo sto percorso senza velocizzatore e con la bicicletta, così almeno si risolvono tanti problemi. Però vedo che di qua ci sono altre strade, quindi quasi quasi le esplorerei un po'. Andiamo un po' qui. Qua c'è uno strumento nascosto al 150%, infatti. E era un minifungo. Che bello, avrei potuto anche risparmiarmelo. Allora, proviamo a scendere un attimo, perché di qua proseguiva e c'era questo poke fanatico. Vado fiero della mia squadra di Pokémon. Aspetta, ti mostro perché avrà un Bidoff. Questo è il motivo per il quale va fiero della sua squadra di Pokémon. Ha una roccia con due mani, veramente. Anch'io sarei fiero, ma proprio fiero dentro, se avessi Geodude. Vediamo poi che altri Pokémon hai, magari ti rifai. Ha voglia, Geodude ancora. Poi vorrei parlargli e capire perché dovrei essere fiero. Tre Geodude, ma collezione, cioè veramente. Una collezione ampia. Oh, cosa abbiamo qui? Un Pokédex. Registra tutte le informazioni sui Pokémon. Non ne ho mai visto uno. E si vede, è solo Geodude. Ho sentito che puoi muovere l'immagine della luna e del sole per controllare. Ah, sì, è una funzionalità del Pokédex di questa regione che non vi sto a spiegare perché. Ehi, la voglia dove sta? Detto ciò, lì vedo una guardia. Vediamo un po' chi si trovava anche. Eccolo qui l'aborto. Eccolo qui lo stronzo, l'infame, quello che mi ha ucciso Siddhartha. Quello che... Fatemi una fan art, vi prego, con un Bibarel infilato su una picca o simili. Non lo voglio più vedere sulla faccia della terra. Scriviamo una lettera a tutti e 200, 2800, quelli che siamo alla Game Freak per abortire quel coso. Per abortire l'aborto. Hashtag abortisci l'aborto. Allora, detto ciò, sfidiamo questa qua. Ah no, non ci sfida perché non è ancora notte. Sto registrando alle 18. Eppure giustamente il gioco non me lo considera ancora notte. È il momento di usare un repellente. Wooper, che bellino. Se non avessi scelto Cesare, t'avrei preso in squadra all the life. Però purtroppo. 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 O per fortuna. Abbiamo preso Cesare. Allora, tagliamo questo albero e facciamo andare piano il velocizzatore. Qua c'è una Pokéball. Vediamo cosa abbiamo. Antidoto. Grazie. Grazie, utilissimo, devo dire. Qua abbiamo il nostro scienziato con la musichetta molto sinuosa. Questo terreno umido mi dà sicurezza. Sì, oggi sono ispirato a far cazzate, insomma. Vediamo un po', avrò Magne, ma... Kadabra, aiuto. No, 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 è subito giù, all'istante. Ok, ci siamo capiti. Livello 32 per Falcoleone. E... dimmi che si evolve. Dimmi che si evolve. Non si evolve. Forse si evolve al 36 o al 34. Forse al 34, signori. Comunque, vabbè, a sto punto direi di allenare anche gli altri se non rimangono indietro. Per altri si intende sia Cesare che Invictus. Anche se, oddio, Invictus è debole in questa zona piovosa. Però comunque, vabbè, ha riduttore, quindi non dovrebbe essere un problema. Comunque prima o poi imparerà anche fuoco carica e allora... cosa ho detto? E allora lì sì che saranno casini per gli avversari. Nel frattempo questa battaglia in doppio. Nel frattempo, come avete potuto sentire da questa bellissima espulsione di anidride carbonica, non sto scorreggiando, bensì sto drinkando. Ah, la professionalità, signori miei. Sant'Anna di Vinadio, acqua frizzante, product placement. Eccoci qua a fare questa battaglia in doppio dopo aver perso 20 minuti per la mia bevuta. Vediamo un po' chi ci mandano in campo. Aipom e... Cesare! Cesare, questo è il tuo impostore, devi devastarlo. Allora, calma. Cesare, fai spaccaroccia su Aipom. Invictus però io ti ritiro e mando Falcoleone perché ho sinceramente paura di quel Primplup. Conoscendone abbastanza le potenzialità, non vorrei mai che morisse il buon Invictus, la nostra regina. Brutto colpo su Aipom che va giù, forse non sarebbe andato giù senza brutto colpo, vediamo un po'. Lui fa beccata su Cesare per nostra fortuna, Meryl. E anche qua Invictus sarebbe stato in difficoltà. Farei spaccaroccia su Meryl e ero assalto su, Primplup. Oddio, mi sto impappinando troppo, l'acqua non ha avuto l'effetto desiderato, ahia rotolamento. Aia rotolamento. Allora calma. Calma. Allora,
Merda. Oh, non dovrebbe essere un problema, però, ora che ci penso, perché con un aereo assalto ti butto giù io. Sì, perfetto, ok. Stavo pensando di switchare, ma per nostra fortuna non ce n'è bisogno. Spaccaro c'è su Primplup e aereo assalto ancora su Primplup. No, pazienza stafava proprio. Olè, battuti anche questi Boy Scout. E adesso, in teoria, che non serve più la bici, io la toglierei gentilmente. Oh, è finito sia l'effetto del repellente che la pioggia. Ed è iniziato il nuovo team di questo percorso, che in realtà penso sia lo stesso. Sì, ho controllato nella scorsa parte, quindi è lo stesso ma cambia la canzoncina. Quindi, wow, non lo sapevo sta cosa. Allora, mettiamo davanti Invictus, ora che non c'è più la pioggia a fermarlo. Adesso sono consigli utili. Ah, ok. Però adesso mi viene il dubbio, sinceramente, ragazzi. Sarà veramente lo stesso percorso? Percorso, sì, è lo stesso, ok, non c'è problema. No, ho visto questa zona di erba e ho detto Roselia, bracere. Vedete che regge, perché Invictus ha un attacco speciale del cavolo. Per nostra sfortuna, oserei dire, perché comunque non farebbe male un buon attacco speciale. Antiparalisi su di lui. Ma qua noi possiamo fare un'ultima cattura in questa parte. Esatto, signori miei. C'è questa bellissima zona chiamata Villa Trofeo. No, Villa Pokémon, tipo Villa Pokémon con all'interno il giardino trofeo in cui fare le catture. Ovvero una. Allora, direi di sfidare questi due qua, che sono qua a guardarsi negli occhi in preda all'amore platonico. Ma direi di affrontarli. Il mio Pokémon deve dormire sul letto bello e comodo. Magari dormissi io sul letto bello e comodo. Ora vorrei cominciare, che ne dice? Tutto pronto? Ha voglia. Laxio e Buneri, perfetto. Invictus e Cesare. Allora, Invictus devasta Laxio. Cesare devasta Buneri. Riduto. Oh, la madonna, vedete che Invictus se la cava. Perfetto, giù anche quell'altro. E abbiamo battuto questi due qua. Ho fatto una creepypasta su questo luogo. No, era un mistero Pokémon. Un mistero Pokémon su questo luogo e l'antico Chateau. Vi invito a passare nella playlist dei misteri Pokémon e andarlo a vedere. A proposito di misteri Pokémon, prima o poi arrivano, signori miei. Ho già qualche mistero pronto, devo solo trovare il tempo e la voglia di scrivere. Tutti i visitatori possono accedere al giardino, tuttavia bisogna fare attenzione ai Pokémon selvatici in circolazione. Esattamente, ci saranno dei Pokémon selvatici, ma prima direi di andare a parlare col signor Trofeo. No, era il signor Granlotto, scusatemi, il giardino, mi confondo, il giardino Trofeo, signor Granlotto, Villa Pokémon. Ciao, ti do il benvenuto nella mia sontuosa villa. Sono tante le cose di cui vado fiero, sia fuori che dentro questa casa, ma ciò che mi riempie davvero di orgoglio è il giardino trofeo sul retro. Perché dovrei viaggiare... ho sbagliato l'intonazione. Perché dovrei viaggiare lontano quando i Pokémon sono attirati dal mio giardino? Beato te, vengono tutti qui sperando di visitarlo. Se vuoi unirti a loro e ammirare il mio parco, fai pure. La mia creepypasta si basava su questa statua, che non potrò toccare. Mi dispiace, ma devo chiederti di non toccare questa statua. Già. Qua troviamo invece la MT87 che contiene Bullo un po' a caso, ma fa niente. Ora, se non ricordo male, in Pokémon Platino, questo libro qua, ora non ricordo se c'era pure una fascia di orario in queste camere qua, per inciso non c'è nulla, da queste parti non potremo andare. Se non sbaglio, in Pokémon Platino si poteva registrare nel Pokédex Menafi attraverso quel libro, e la mia teoria nei misteri Pokémon si basa appunto anche su questo fattore. Ok, non so che Pokémon si possono trovare, però spero di trovarne qualcuno di buono, almeno qua. Dai. Pichu. Peccato. Peccato, ho già Scrat. Ho già Scrat e poi sinceramente non... è un Pokémon che si evolve per felicità. E sarebbe debole. Sarebbe... mi piacerebbe aver Raichu in squadra, però... però Pichu sarebbe troppo una zavorra per la squadra. Mi dispiace Pichu. Peccato, qua si potevano trovare altri bei Pokémon. Tipo lui. Anche qua sei, vai via. Invictus intanto a livello 31. Perfetto, possiamo proseguire. Breve visita alla Villa Pokémon terminata. Tu non servi a niente, proprietario del Parco Concordia, possiede anche Villa Pokémon. Parco Concordia non era giardino trofeo. Ah no, Parco Concordia era quello di Cuoripoli. Vero, vero, vero. Che errore da principiante. L'albero si può battere con taglio. Vuoi usare taglio? No, lo scavalco. Fatemi prendere sta Pokéball, please. Giorno di sole, perfetto.
Cioè, perfetto, oddio, non serve a nulla. Potrei anche pensare di insegnarla Invictus nel caso mi venisse voglia, tanto se non sbaglio è una mossa abbastanza inutile. Ok, nel frattempo raccogliamo queste bacche, direi di fare anche questa battaglia in doppio con questi amabili signori. Niente, ci hanno inculato, facciamola singola. Roselia contro Invictus, dai, braciere, non lo butterà giù, come immaginavo. Braciere ancora, però lo castiga. Vai, tocca a te, vecchietto di merda. Che ne diresti di una lotta Pokémon con me? Vabbè, tanto ormai, anche se ti dicessi di no, cosa cambierebbe? Riduttore, ciao anche a Chatut. Allora, diamo però una pozione a Invictus perché non voglio che mi muoia. E questa guardia qua non mi sfida ancora. Forse le andrò a recuperare off screen, se avrò voglia. Noi non abbiamo ancora Surf, no, lo otterremo a Memoride. E siamo quasi arrivati, signori miei. Se non sbaglio, no, non c'è neanche un'ultima battaglia. Alcuni alberi buoni possono essere imbrattati di miele, altri no. Se vuoi tirare dei Pokémon rari, devi trovare un albero allettante. Gli alberi allettanti, per inciso, sono quelli gialli. Per qualche arcano mistero, sono gialli gli alberi allettanti. I Pokémon hanno un fetish per il giallo, come direbbe Liuk. Comunque, ci siamo curati poco. E prima di concludere la parte, vorrei cercare di capire una cosa, però. Fanny è tornata alla palestra. Vuoi sapere dove? No, ok, non è ancora tornato. Quindi dovremmo andare prima a Memoride. Memoride che si trova, ora vi farò vedere. Ora vi farò vedere, ripeto. Memoride che si trova esattamente qua. 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 Qua, velocizzatore odioso. Eccoci qua. E dovremo proseguire per questo percorso in cui ci saranno degli Psyduck a fermarci. Ma tutto ciò lo vedremo nel prossimo episodio. Io vi saluto in questa posizione insolita. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi invito, come al solito, a lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale. Rispondete, as usual, alla domanda del giorno che trovate sopra nella side... sotto nella sidebar. Ormai confondo un po' di sidebar. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video.